e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing, puntata di oggi dedicata a tre prodotti della Sinister Films, tre prodotti in formato Blu-ray che sono usciti in commercio nelle ultime settimane, ne ho approfittato grazie alla scontistica del 30% di IBS e ho recuperato questi tre film che adesso vedremo in sequenza. Il primo prodotto che voglio mostrarvi è il film La casa in Hell Street e qui ci tengo a fare una precisazione. Titolo che era stato annunciato anche dalla Oblivion, quindi io personalmente ero intenzionato ad acquistare l'edizione Oblivion. Poi la Oblivion decise di non pubblicare più questo film a causa alcuni problemi di ritardi sulla stampa del prodotto, per quanto ho capito. E dato che in contemporanea sarebbe uscito anche l'edizione della Sinister, quindi la Oblivion decise di accantonare il progetto del film La casa in Hell Street. Poi, poco tempo fa, circa una settimana fa, la Oblivion ha fatto dietro front, ha deciso quindi di produrre questo disco, la loro edizione, che peraltro l'edizione della Oblivion è quella integrale, edizione che avrà anche altri contenuti speciali. Insomma, la Oblivion ha confermato l'uscita di questo film. Io ormai avevo già acquistato il prodotto da IBS e me l'avevano spedito un giorno prima, quindi come ben sappiamo è diverso rispetto a Amazon, non possiamo restituire il prodotto così facilmente, quindi alla fine mi è arrivato, quindi ho deciso comunque di tenere questo prodotto. Prodotto comunque valido, anche se non integrale, manca qualche piccola sequenza, qualche piccola scena, niente di esagerato. L'ho visionato proprio ieri, in buona qualità video, un buon audio. C'è anche all'interno un'intervista di 27 minuti con vari retroscena. Infatti, per chi non avesse mai visto il film, parla di questa ragazza, protagonista della pellicola, che non vede di buon occhio il suo patrigno. Infatti, nel proseguo del film avrà questa sensazione che il patrigno abbia intenzione di uccidere sua madre per potersi appropriare del patrimonio. Come si sente anche nell'intervista, l'idea era quella di affidare il film alle mani di Richard Franklin, che un paio di anni prima aveva diretto il film Psycho 2 con Anthony Perkins, però purtroppo era già impegnato con la pre-produzione del film Link con Elizabeth Shue, quel horror con protagonista lo scimpanzé, che non era male come film. E quindi alla fine si è deciso di affidare la regia a un altro bravo regista, che è Michael Winner, che diversi anni prima aveva diretto anche il bel The Sentinel, uscito in commercio grazie alla Midnight Factory. Dicevamo, con questo film si è anticipato un po' il tema del patrigno malvagio, cosa che si è visto poi qualche anno dopo, nel 1987, con il film The Stepfather, il patrigno, con l'attore Terry O'Quinn. Anche quello un gran bel film, speriamo prima o poi di poterlo avere in alta definizione. Siamo rimasti al vecchio DVD della Eagle, se non sbaglio. Comunque, edizione che comprende anche appunto questa lunga intervista di 27 minuti. Ad ogni modo, io mi sento personalmente di consigliare la futura edizione della Oblivion, quindi sostenete comunque questa label italiana rispetto all'edizione della Sinister. Poi chiaramente, se siete dei completisti come sono io, potete acquistare una cosa e l'altra. Io direi di cambiare un attimo angolazione, così vediamo intanto più da vicino questo prodotto e poi passeremo al film successivo. Allora, vediamo più da vicino quest'artwork utilizzato per questa edizione della Sinister. Sta per accadere qualcosa di orrendo in questa casa e Christy lo sa, ma nessuno le crede. La casa di Hell Street, film incubo di Michael Winner. Special edition, come ben possiamo vedere, la Sinister ha da tempo ormai abbandonato le edizioni con cartone rigido, insomma sono delle edizioni più slim. Vediamola anche dalle altre angolazioni, questa è la costina e questo è il retro. Qui abbiamo la trama, mi posso avvicinare, potete leggerla da soli, vi ho già accennato poco fa un po' alla sinossi del film.
extra che comprende il booklet da collezione di 24 pagine con un saggio sul film che vedremo tra poco, poi interviste, sarebbe l'intervista di 27 minuti con sottotitoli e il trailer cinematografico. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo la traccia italiana in 2.0 DTS HD Master Audio, 2.0 Dolby Digital. Stessa cosa vale anche per la traccia inglese, i sottotitoli unicamente in italiano. Pellicola che dura 89 minuti. Togliamo un po' la Marai. E qui abbiamo un altro artwork. Costina bianca. E questo è il retro con altre immagini. Peraltro la sceneggiatura è di Tom Holland, il regista di Ammazza Vampiri e della Bambola Assassina. Apriamo, abbiamo quindi il booklet e come possiamo vedere abbiamo qui sulla parte frontale il titolo originale che è Scream for Help ed è un booklet completamente in lingua italiana, varie immagini, locandina originale. Qua. Pellicola che personalmente non avevo mai visto, questa è stata una prima visione, un bel film, un bel horror classico di metà anni 80, consiglio di vederlo. Spur in den Tod, questo è il titolo tedesco, e qui abbiamo il cast, la regia e il resto della troupe. Poi vediamo un po' cosa abbiamo qui, questo è il disco, la serigrafia presente sul disco 1080p che riprende la cover frontale e questa è un'immagine interna e Sleep e Amarai. Bene, quindi questo era l'edizione della Sinister di La Casa di Hell Street. Passiamo al prossimo titolo, ovvero Transformer Bloodsucker From Outer Space, questo è il titolo originale di questa pellicola girata nel 1984, un bel B-movie che parla di un virus che si diffonde in una piccola cittadina del Texas e trasforma tutti in dei zombie vampiri. Pellicola che non avevo mai visto prima, l'ho visto adesso grazie a questa edizione della Sinister Films, edizione che crea un debutto in formato digitale perché non mi risulta sia stato mai pubblicato in DVD, magari mi sbaglio, nel caso correggetemi tra i commenti. Pellicola questa che era già stata distribuita dalla Vinegar Syndrome qualche anno fa e credo che sia praticamente lo stesso master, ci sono quasi tutti i contenuti speciali presenti in quell'edizione, infatti qui troviamo un lungo making of di 51 minuti che si chiama 34 anni dopo, infatti si torna a parlare di questa pellicola grazie al cast, al regista che ripercorre un po' tutta la genesi del film, tutto con sottotitoli in italiano. Poi abbiamo innanzitutto un commento audio con il regista e sceneggiatore del film più il direttore della fotografia con sottotitoli in italiano e poi abbiamo gli effetti speciali del film che è una featurette di circa 4 minuti e qui troviamo praticamente il duo Richard Taylor e Zach Baines che parlano appunto un po' del film, anche questo appunto con sottotitoli in italiano. Poi abbiamo i titoli di testa italiani, cosa non troviamo purtroppo in questa edizione, un'altra featurette di quasi 15 minuti dove si torna un po' nella location 30 anni dopo con varie interviste ai personaggi che hanno lavorato nel film, quindi sia il cast che la troupe. Questo risulta mancare in questa edizione della Sinister Films. E poi abbiamo una galleria fotografica con 42 immagini esclusive degli archivi privati del regista, quindi un bel compartimento extra. E poi all'interno abbiamo il booklet che adesso vedremo più da vicino. Vediamo quindi più da vicino questa artwork di Bloodsucker from Outer Space, pellicola girata da Glenn Goburn, come specificato anche qui è un'edizione approvata dal regista. Costina e retro, gli zombie sociali di Glenn Goburn nell'edizione definitiva autorizzata dal regista. Qui in basso troviamo
le specifiche tecniche e i contenuti speciali presenti, oltre al booklet che vedremo tra poco di 24 pagine, il commento audio del regista, dell'attore e del direttore della fotografia con sottotitoli, il making of di 51 minuti, gli effetti speciali di poco più di 4 minuti, i titoli di testa e la galleria fotografica. Per quanto riguarda le tracce audio presenti, abbiamo l'italiano in DTS HD Master Audio 2.0 e Dolby Digital, stessa cosa vale anche per la traccia inglese. Formato video 1.78. Vediamo un po' l'artwork presente sulla Marai, ecco qua, costina e retro. Qui abbiamo nuovamente la trama e le specifiche tecniche e all'interno abbiamo il booklet che adesso sfogliamo velocemente. Un film, diciamo, da drive-in che poi è arrivato anche in Italia da noi. Varie immagini del film. E voilà, e questo è il booklet, disco Blu-ray e immagine interna. E mettiamo tutto a posto. E questo era Bloodsucker from Outer Space. Passiamo adesso invece all'ultimo titolo della Sinister di cui voglio parlarvi in questo video, ovvero il film Rosemary's Killer. The Prowler, questo è il titolo originale, pellicola girata da Joseph Zito nel 1981, pellicola che non ha una trama originalissima, è uno slasher movie che tanto andava di moda in quegli anni, ma nonostante questo secondo me è uno dei migliori slasher movie dei primissimi anni 80. Pellicola che parla di questo serial killer che torna nella location del suo primo duplice omicidio e dove farà una nuova strage. Pellicola che era già uscita in America grazie alla Blue Underground, infatti qui abbiamo lo stesso master e gli stessi contenuti speciali praticamente presenti in quella edizione, un'uscita ormai abbastanza vecchia del lontano 2010 se non sbaglio, e noi adesso abbiamo l'occasione di averlo finalmente in alta definizione. Considerate che era uscito qualche anno fa nel formato DVD sempre per la Sinister, ma prima di allora non era mai uscito nemmeno nel formato VHS, era passato unicamente al cinema e poi era scomparso dalla circolazione. Edizione questa che contiene un commento audio con Joseph Zito e Tom Savini, che ha curato gli effetti speciali, quindi c'è una garanzia Savini all'interno di questa pellicola. Purtroppo questo commento audio non ha i sottotitoli, gran peccato, avrei preferito i sottotitoli su questa pellicola anziché su Bloodsucker. Comunque, poi abbiamo un dietro le quinte di circa 9 minuti, curato da Tom Savini, praticamente un video con varie immagini sulla creazione degli effetti speciali di Tom Savini, molto interessante, anche questo con i sottotitoli, o meglio, questo è con i sottotitoli, e poi abbiamo il trailer cinematografico, non abbiamo nessun altro extra, solo questi due. All'interno poi abbiamo il classico booklet, che adesso vediamo più da vicino. E questo è The Prowler, Rosemary's Killer, il titolo italiano, girato da Joseph Zito, 1981. Ecco qua. E quindi abbiamo lo slasher serrato di Joseph Zito con i clamorosi effetti speciali di Tom Savini. Abbiamo quindi il booklet, abbiamo poi il commento audio del regista e di Savini senza sottotitoli, abbiamo il dietro le quinte di quasi 10 minuti e il trailer cinematografico. Per quanto riguarda le tracce audio, sono molto ricche, perché abbiamo l'italiano in 2.0 di TSHD Master Audio e il 2.0 Dolby Digital, mentre l'inglese ce l'abbiamo in 7.1 di TSHD Master Audio, in 5.1 di TSHD Master Audio, in 5.1 Dolby Digital e 2.0 Dolby Digital, sottotitoli unicamente in italiano, formato video 1.85. Togliamo la slip, anche quest'altro artwork è davvero niente male. Rosemary sa che lui la cerca, Rosemary sa che la ucciderà, ma Rosemary lo aspetta
anche qui altre immagini, e poi abbiamo il booklet Prowler. Ripeto, è un classico slasher movie, però è ben diretto a mio parere. Non è uno di quei film fatti in fretta e furia. Insomma, è un film che intrattiene. A me è piaciuto. Regge ancora oggi a distanza di 40 anni. E questo è il booklet, all'interno poi abbiamo il disco, ecco qua, e l'immagine di sfondo. E questo quindi è Rosemary's Killer. Bene, quindi questo era il video dedicato agli ultimi arrivi della Sinister Films. Erano tre film, ovvero il film Rosemary's Killer, Bloodsucker from Outer Space, Transformer e infine La Casa di Elm Street. Però vi ricordo, La Casa di Elm Street uscirà anche nella versione integrale grazie all'Oblivion. Non so dirvi esattamente la data, giugno, luglio, non so bene la data. Comunque se seguite il canale su Facebook, su Telegram, lì poi darò tutte le notizie non appena ci saranno notizie appunto sul pre-order. Quindi mi raccomando, sosteniamo queste etichette italiane, non che la Sinister non sia italiana, italiana la Sinister sì, però vabbè, tra la Oblivion e la Sinister preferisco sinceramente la Oblivion. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti.